Ciao a tutti e bentornati sul canale. Allora, oggi il terzo appuntamento con lo spacchettamento dei calendari dell'avvento. Quindi andiamo a vedere cosa ho trovato. E vi dico che alcuni giorni ancora non li ho scartati perché non ho avuto tempo. Appunto, nei calendari dell'avvento della Kiko, della Makeup Revolution e della Peggy Sage. E quindi sto parlando dei giorni che vanno dal 15 a oggi, che è il 21. Mi scuso se sono poco presente qui sul tubo in questo periodo, ma il mio lavoro è praticamente convulsivo in questo periodo, perché tutti hanno necessità di prepararsi appunto per il Natale, per fine anno, e quindi di conseguenza sto avendo pochissimo tempo per girare. Infatti il video che vedrete online oggi lo sto girando adesso, quindi è il tempo di editarlo e di appunto renderlo online. E parto sempre nel farvi vedere cosa ho trovato dal giorno 15 al giorno 21, in quello della Kiko, che vi ricordo è quello che è un po', tra virgolette, quello che mi ha deluso un po' di più fra tutti e tre, però vediamo un attimino. Allora, giorno 15, allora vediamo un attimo, giorno 15 ho trovato questo smalto, sempre se riesco a farvelo vedere, ecco qua. Non sono incastrati. Allora, ho trovato questo mini smalto nella tonalità 40, che è praticamente un color black, quindi questo mini smalto black. Giorno 16, allora vediamo un attimino, giorno 16 che non ho neanche aperto, quindi sto aprendo qui con voi. Allora, giorno 16 ho trovato questa matita eyeliner nella tonalità 01, che è questo bellissimo color oro. Forse tra tutti i pensierini contenuti appunto nel calendario della Kiko, le matite sono quelle più, diciamo, più validi come prodotti. Più che validi, perché anche gli smalti sono validi, però diciamo più concreti, ecco, diciamo così. Nel giorno 17, che non ho aperto e apro qui con voi, ho trovato questo ombretto Wet n Dry 01, quindi in questa tonalità qui. Che vediamo se riesco ad aprire, vi faccio vedere. Ecco qua, è praticamente un taupe, dico io. Ah no, è uno champagnino con una punta sia di rosato che di marroncino all'interno. Ecco qui, questo molto molto carino. Anche l'ombretto effettivamente è molto carino. Giorno 18, allora vediamo, giorno 18 un altro smalto, che sono quelli più difficili da praticamente uscire dalla confezione. Allora, questo smalto è uno smalto dorato, un beigiolino dorato, guardate, che è la tonalità numero 36, quindi appunto questo dorato qui che vi faccio vedere. È un, sì, diciamo che è uno champagnino dorato, molto 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 delicato, molto semplice, vedete. Poi, giorno 19 invece, giorno 19... Vediamo, vediamo di trovarlo. Eccolo qui. Ah, giorno 19 ho trovato un'altra mini lima. Guardate, sarà felicissima Marika perché mi ha chiesto: "Mamma, tutte le mini lime le regali a me?" E quindi sarà felicissima di avere anche questa. Poi, giorno 20, quindi ci avviciniamo anche ai giorni più clou. Allora, giorno 20 invece una matita labbra, ecco, una lip liner, una lip liner, non so perché mi viene il liner di dire, boh, in questo periodo, lip liner, che magari sarà anche giusto, poi non lo so, ed è, non c'è il numero, no, di questa non c'è il numero, vediamo se c'è almeno il colore, no, io non lo riesco a trovare il colore, comunque è in questo color rosso, quindi un classico colore natalizio. Poi, giorno 21, cioè oggi, che cosa ci riserva il calendario dell'avvento? Vediamo prima di tutto se lo trovo. Ah, giorno 21, che cosa sono queste? Allora, sono delle salviettine praticamente che rimuovono il trucco, quindi salviettine struccanti, 10 pezzi, ecco qui. Quindi carine queste da portare in borsetta o comunque da tenere anche nel kit trucco. Per quando vado al lavoro, molto molto carino anche questo, diciamo gradito. Beh, negli ultimi giorni si sono un attimino rifatti, secondo me. E questo era il primo.
Passando a Makeup Revolution invece, vediamo appunto cosa ho trovato dal giorno 15. Anche qui giorno 15 mi sa che forse era stato l'unico che ho scartato, poi tutti gli altri non sono più riuscita a vederli. Vediamo un attimino di trovare giorno 15. Mi sa che il 15 se lo sono... No, ecco qua, giorno 15. Ah sì, infatti mi ricordavo, solo il 15 avevo aperto. Ed è appunto lo specchietto... È impossibile da aprire. Ecco qua. Mai ci riuscirò. Scusate un secondo, vediamo. Eccola, che bella la pinzettina. Ok, giorno 15 ho trovato lo specchietto con questa scritta che è I'm Revolution. Sì, I'm a revolution, quindi io sono la rivoluzione, dovrebbe essere. I am a revolution. Bah, spero che significhi questo. Poi, giorno 16, voi sapete che io con l'inglese proprio ci faccio a cazzotti. Giorno 16, e di per contro i miei figli che invece lo parlano benissimo. Bah, meglio così. E il 16 invece è un altro illuminante dal il flash, illuminante color flash, che è questo bianco qui, vediamo un attimino di sgocciarlo, è questo bianco con questi riflessi che virano un po' sul verde, guardate, eccolo qua, verde, dorato, ha queste sfumature qui, forse così si vede meglio. E questo è giorno 16. Giorno 17 invece, vediamo un attimino di trovare il 17, eccolo qui, lo apro qui con voi, un gloss, ecco qui, giorno 17 un gloss in questo color fucsia fragola più o meno, che anche qui non mi dice qual è il colore, comunque credo che anche per questo sarà felice Marica, perché mi ha chiesto anche di avere qualche gloss, anche perché io di questa tipologia non utilizzo. Giorno 18, vediamo cosa ci riserva giorno 18. Ah, giorno 18 c'è un altro mini pennellino di quelli con l'edizione limitata, che sono le appunto mini taglie dei nuovi pennelli in edizione limitata, e questo è appunto un pennellino per ombretto molto carino che andrà appunto nella mia collezione. Poi vediamo giorno 19 cosa ci sarà mai. Giorno 19, ecco qui. Giorno 19, ah, questo è un prodotto in crema, quindi credo che sia uno strobe balm rose gold, quindi anche questo è un illuminante in crema nella tonalità rose gold, spero che si riesca a vedere qualcosina, forse di qui si riesce a vedere meglio. Poi giorno 20, l'avevo visto il 20, è questo qui. Giorno 20 ha un altro pennellino, sempre della medesima collezione, però è questo angolato che è ottimo appunto per l'eyeliner in gel, quindi anche questo sarà un altro prodottino da inserire in collezione. L'ultimo giorno, quindi oggi, il 21, vediamo cosa ci riserva. Ah, questo è bellino, questo mi piace. Questo dovrebbe essere un ombretto, vediamo. No, è sempre un illuminante, un Baked Lighting Gold Addict, quindi è questo color praticamente bronzo, che secondo me più che un illuminante potrebbe essere utilizzato come una terra, diciamo una terra abbronzante, ma più per l'estate, perché è tutta sberluccicosa, guardate. Non credo che come illuminante posso mettere questo qui, o al massimo lo posso utilizzare. È bellissimo, perché devo dire, cioè è fantastico, però come illuminante no, magari lo posso utilizzare come ombretto, quindi sicuramente la sua funzione poi diventerà quella di ombretto. E questo era quanto ho trovato fino ad oggi nella Makeup Revolution. Passiamo all'ultimo calendario dell'avvento, che è quello della Peggy, e vediamo un attimino che cosa ci riserva questo calendario qui. Vediamo un attimo se riesco a trovare il 15. Allora, giorno 15 c'è questo bellissimo smalto in questa tonalità rosa Barbie, rosa confetto, non so come definirlo,
che è praticamente il numero 5741, quindi 5741, io ve lo dico così, 5741, così è più semplice. È in questo color rosa Barbie, molto molto bello, rosa confetto un po' più evidente. Allora, giorno 16 che ci sarà? Ah, caspiterina! Giorno 16 c'è questo prodotto qui che è, vediamo, un eyeliner ultra matte long tenue, quindi un eyeliner lunga tenuta nella tonalità nera, bellissimo, guardate che punta fine lunga meravigliosa, bello, mamma mia, questa è una full size, mamma, pazzesco, bellissimo, il pennellino fantastico, ma è anche bellissimo il designer di questo eyeliner liquido. Pazzesco, molto molto felice di averlo trovato. Bello, bello, bello. Spero che anche le altre cose siano di... mi entusiasmino nello stesso modo. Allora, vediamo il giorno 17. Che cosa ci riserva il giorno 17? Allora, giorno 17 ho trovato un altro smalto. Vediamo qui. È in questa tonalità viola, quindi in questo viola acceso. Della linea Quick Dry, quindi credo che i Quick Dry siano quelli ad asciugatura rapida ed è il 5207, quindi in questa tonalità viola. Poi giorno 18, vediamo, andiamo a scoprire insieme anche giorno 18, un altro smalto in full size in questo bellissimo color, io direi ottanio, è possibile che sia un colore ottanio? Quindi perché mi dà un grigio, ha delle, praticamente ricordo un grigio scuro, ma anche con una punta di azzurro, quindi credo che sia un colore ottanio. Qui dice praticamente blue jeans, viene chiamato blue jeans 730, però più che blue jeans, non lo so, mi dà questa sensazione. Spero che sia quello il colore, poi fatemi sapere. È bellissimo, tonalità veramente secondo me adattissima a questo periodo. Il giorno, ho detto bene, 19, il calendario riserva, eccolo qui, non lo vedevo. Ah, che meraviglia! Quello della Peggy, ragazzi, è quello che mi ha veramente lasciata molto molto soddisfatta, perché Makeup Revolution, bene o male, è molto simile a quello che ho trovato lo scorso anno, quindi di conseguenza più o meno sapevo già che cosa andare incontro, perché sono presenti molti illuminanti, quindi ben venga, per l'amor di Dio. Ma quello della Kiko un po' meno, giusto le mini taglie sono carine magari per chi le colleziona, oppure andrà bene anche per mia figlia Marika, ma quello della Peggy mi ha lasciato veramente stupita in modo molto molto piacevole. Allora, a giorno 19 praticamente c'è la matita occhi Jumbo color mimosa, che è questo color qui, che praticamente dovrebbe essere un giallo oro, eccolo qua, sì, diciamo più che giallo oro, proprio uno champagne, spero che si riesca a vedere qualcosa che si uniforma molto a quello all'illuminante in polvere di Makeup Revolution, però questo effettivamente è un ombretto in crema, sì, diciamo è un beige con delle pagliuzze dorate, bellissimo, quindi regalo graditissimo. Vi ripeto, un calendario che mi sta dando veramente tante sorprese e tante soddisfazioni. Poi giorno 20, e quindi ci apprestiamo ad arrivare ad oggi anche, quasi. Allora, giorno 20, bella, già la confezione ragazze è fantastica. Giorno 20 ho trovato, na, che bello, questo eyeliner. Dice Galactic Eyeliner, guardate che meraviglia che è. C'è il packaging bianco con tutte queste stelline, quindi sicuramente, no, lo devo aprire con voi perché altrimenti non. Ah, è una tonalità black. Ok, quindi è più che altro una questione di packaging. Vediamo un attimo, però, dai, lo apriamo insieme. Avete qualche minuto da dedicarmi in più? Così apriamo insieme se riesco questo benedetto eyeliner. Vediamo. Vediamo se non è troppo complicato. Mi sa che diventa un po' troppo complicato. Eccolo qua. Forse ci riusciamo. Niente, non ci riusciamo.
Niente ragazze, non si riesce ad aprire, comunque ci vuole un po' più di tempo. Comunque è un eyeliner appunto black. Ah no no no, ok, perfetto, è proprio il packaging proprio dell'eyeliner, così tutto sberluccicoso, inerente appunto a queste feste natalizie. Ci sono riuscita, ali, ali, ali. Eccolo qua, quindi lo apriamo, vediamo, sono curiosa di vedere anche il pennellino. Ed è il pennellino, proprio questo è il classico pennellino molto sottile, appunto dell'eyeliner liquido, bello, bello, bello. Guardate ragazze, credetemi, il packaging è fantastico. Spero che si riesca a vedere, ci sono queste stelline tutte olografiche, veramente molto, molto grazioso. Poi giorno 21, quindi oggi vediamo cosa c'è giorno 21. Sto vedendo diciamo la parte dove lo contiene abbastanza grandicello e vediamo. Ah, che meraviglia! Guardate queste ciglia finte, bellissime. Allora, sono delle ciglia finte. Vabbè, non Regard e Elegant si chiamano, quindi sono quelle molto. Praticamente non sono quelle allungate, sono quelle che si mettono fino a un certo punto delle sopracciglia proprio per dare un po' di volume, però per non essere troppo, troppo, diciamo, effetto super shock. Ecco, sono molto discrete, bellissime, infatti a me piacciono tanto questo genere di ciglia. Poi quelle della Peggy, sinceramente, sono veramente fantastiche. Allora, ragazze, scusate anche la mia voce nasale, ma penso che un po' tutte in questo periodo siamo invase da influenze e raffreddori vari. C'è casa mia che praticamente c'è un'epidemia e nulla. Quindi mi dispiace essere assenti in questo periodo, appunto, così importante per quanto riguarda il Natale. Però credetemi, il lavoro proprio mi sta uccidendo. Infatti, io adesso devo andare a prepararmi perché devo andare a lavoro. E nulla ragazze, come sempre vi do appuntamento con l'ultima parte dello spacchettamento dei calendari dell'avvento per vedere cosa riservano gli ultimi 4 giorni, credo, 22, 23, 24, quindi gli ultimi 3 giorni. Sì, perché sta 22, 23 e 24, quindi vediamo gli ultimi 3 giorni cosa riserva, quindi non so quando andrà online questo video, cioè quello degli ultimi 3, spero di riuscire anche a pubblicarlo magari per la vigilia di Natale. Vediamo un attimino come si evolve la situazione. Allora, care ragazze, io come sempre vi ringrazio per seguire i miei video, aspetto sempre i vostri commenti, vi do un grandissimo bacio e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!